settimana scorsa non sai cosa mi è successo. Io ho una certa età, adesso nessuno in convento, abbiamo il campanile che è alto 280 metri. E la fa, cosa? Cosa? L'ho fatto io, va bene? Con i mattoncini del Lego e il Vinavil dell'Ikea. E in cima c'è la campana di bronzo, pieno, sono 6 tonnellate, io non mi sentivo di andare a cambiarla, insomma. Anche... Per cui ho mandato su Sor Paola, che è quella un po' più giovane del convento, solamente 74 anni. Lei era su che cambiava la campana. E io stavo dall'altra parte della valle con la corda per tenergliela a bolla, per tenergliela dritta la campana, perché io sono quella che del convento che alla fine ci vede un po' meglio delle altre. Ero là così, lei poverina, c'ha il difetto in bocca qua davanti, c'ha la, come si chiama in gergo tecnico dei dentisti, la cazzula, c'ha la cazzula, ha una cazzula di argento qua davanti. Mentre eravamo lì è venuto un fenomeno naturale rarissimo, che adesso al giorno d'oggi non si capisce più niente, l'estate, l'inverno, è venuto un fulmine a ciel sereno. Quella là era in cima al campanile con la cazzula di argento, mi ha fatto parafulmine. Preso in bocca, dritto, 80.000 volte, dritti, stam, una legnata della madonna. Io ero con la corda, per fortuna, poi io ero attaccata con la corda anche io, meno male avevo sulle ante infortunistiche, le spadrillas. E perché, insomma, mettete nei miei panni, io sono lì con la corda, sento un botto terrificante, ho alzato la testa così spaventata e vedo in cima al campanile c'è una donna a braccia aperte, tutta bianca, luminosa, che grida. La Nostra Signora è venuta a chiamarmi. Invece no, ho mollato la corda, è venuta giù dritta insieme alla campana. Si è fermata sul selciato, non si è fatta niente, neanche un graffio si è fatta, perché avete presente quando si andava, ai miei tempi si andava a scuola e ti davano, c'era la zampetta della rana che tu attaccavi la pila per vedere l'elettricità nei nei, che attaccavi la pila alla zampa della rana e si tirava la zampetta. Immagina quella là con 80.000 volt, che cos'è? Era, capito, è arrivata giù rigidissima, come ha toccato per terra, non ha fatto neanche in tempo a toccare, è rimbalzata via, capito? Tu! Ha cominciato a rimbalzarmi per tutto il convento. E io con le porte centrali del convento che giocavo a flipper per mandarla nella sua cella. E sono riuscita alla fine. Insomma, l'abbiamo lasciata lì un attimo nella sua cella, poi abbiamo caricato i cellulari per 2 giorni innanzitutto. Ma è vero, perché non mi raccoglio tra di noi, non è che siamo vanitose e stiamo lì a guardarci l'un l'altro, però lei non l'avevo mai vista da sdraiata. L'ho guardata, vedevo che le narici, quella sinistra era un po' più piccola, ho fatto la prova, era precisa per il Samsung Galaxy 3 nuovo. In 2 ore lo carica. Poi dopo, il giorno dopo sono andata a vedere come stava ed era diventata tutta gialla. E il giorno dopo ancora era verde e il terzo giorno era viola. E allora ho capito che non stava bene davvero. E allora l'ho presa in braccio dalla sua branda, l'ho portata in cortile, gli ho fatto su un mucchietto di sassi con tutta una grotta dietro di sassi e cemento, l'ho messa dentro col suo crocifisso sopra, adesso devi vedere il pellegrinaggio dei contadini che vengono a vedere quando cambia il tempo. Se è gialla c'è bello, se è verde così così, se è viola piove di rotto, poi se un giorno diventa nera, vabbè, è da cambiare.